Ciao ragazzi, bentrovati in questo canale. Giochiamo contro Unscam 2042, bandiera mai vista. Impossibile sta bandiera. Sierra Leone, wow. Ok, Sierra Leone, giochiamo. Come si chiama un abitante della Sierra Leone? Un leone? Non lo so. Comunque, cavallo F3. Quindi, siciliana aperta. E giochiamo il dragone iperaccelerato con G6. D4, C per D4, cavallo per D4. E... Wow, ok. Si può rientrare in un dragone accelerato normale oppure giocare il fiore G7. Penso che non cambi poi molto. Cavallo C6, alfiere G7. E lui sta giocando proprio la variante principale del dragone accelerato. F3. Arrocco. E donna D2. E in teoria la cosa interessante di giocare con questo ordine di mosse senza D6 è proprio che in questa posizione il nero può giocare D5 qua e ottenere già una posizione che la teoria giudica pari. Qua D5 la mossa, C per D5, cavallo per D5. E ok, questa è un discorso che avevamo già fatto, che sarebbe che questa è la mossa giusta per pareggiare. Il nero ha una posizione del tutto accettabile, però da qui a vincere è ancora molto molto lunga, quindi a volte le mosse migliori della teoria possono non essere le mosse giuste da fare concretamente in partita, soprattutto se stiamo giocando con un avversario sulla carta più debole, come in questo caso. Lasciarsi delle chance di vittoria col nero è importante. Poi, se gli avversari ti lasciano i pezzi in presa, è più semplice, effettivamente. Ok, perché lui dice che su alfiere per D4 o cavallo per D4 gioca C3 e lo recupera subito. Ok, ma è un rischio. È un giro di giostra totalmente inutile per lui. È praticamente impossibile che le cose vadano bene qua per il bianco. Su C3 posso anche giocare E5 e posso dire di aver guadagnato un pedone qua, ma la mia posizione è già vinta. Penso che sia una svista questa A3, che A3 non ha nessun senso in questa posizione. Quindi potrebbe essere anche il mouse che è scivolato o qualcosa del genere, perché è una mossa davvero davvero inutile a 3. Ok, non ce l'ho neanche pensato. In realtà poteva esserci qualcosa di meglio. Non so, anche donna per F3 era interessante, ma così sembra più che sufficiente. L'alfiere qua, secondo me, se ne dovrà andare presto. Dopo E per D4. Torre 8, scacco, arriva. Per lui è già tempo di abbandonare, forse. D3. Minaccio torre per E2. Unica mossa alfiere 3, ma qui è impossibile che la posizione del bianco regga. Non c'è proprio possibilità. Ok, prima mossa che mi viene in mente, torre per E3, donna per E3. D per E2. Ok, avrebbe donna E8 scacco, ma alfiere F8. E nero a posizione vinta qua, sicuramente. Forse c'è anche di meglio. Anche la semplice donna E5, donna E6 guadagnano un pezzo, no? È una semplice infilata sembra. Quindi giochiamo donna E5. E probabilmente dopo donna E5 lui deve abbandonare qua. Non c'è tanto da fare purtroppo.
Purtroppo. Ok, quindi alfiere per D3, donna per E3, qua il nero guadagna un pezzo, entra in questo finale comodo con un alfiere di vantaggio e conserva anche l'iniziativa, quindi alfiere E6, torre C8, scacco, troppo facile, il suo re è anche abbastanza vulnerabile, quindi perderà altro materiale qua. Probabilmente. Torre C8 scacco. Torre B1. Torre per D3 è un bel modo di semplificare la posizione. Dopo torre per D3 alfiere F5. E riesco a forzare il cambio di tutti i pezzi. Perché ora torre D1 è l'unica mossa per non perdere la torre. E dopo torre D8 seguiva il cambio di tutti i pezzi. E rimango con a giocare un finale con un alfiere in più. Quindi finale abbastanza semplice da gestire assolutamente, quindi lui giustamente si è arreso. Penso che quella mossa che ha fatto di pedone sia stata proprio una svista oppure il mouse che è scivolato. Quindi giochiamo la stessa apertura a colori invertiti, no? Gioca E6 e su E6 B3. Questa qua è una mossa per deviare dalla teoria. Su B3 c'è un po' di teoria, ma è molto, molto, diciamo, come mole, molto minore di D4 adesso. Quindi D5. E già qua non so bene cosa fare, però ok, è per D5, non deve essere male. E qua posso giocare tipo D4 con l'idea di mangiare al momento giusto e giocare contro il pedone isolato, per esempio. Quindi cambiare i pezzi qua potrebbe essere già una cosa buona. Per B5 scacco, giusto per sviluppare l'alfiere, e arrocco. Poi la prossima vedo se giocare D4, dipende anche da cosa farà lui. Cavallo F6, D4 va benissimo. E qua sia che mangi lui, sia che se mangerò io in C5, si viene a creare la struttura col pedone isolato di donna, nella quale io sono un po' avanti con lo sviluppo, quindi penso di poter gestire la sua iniziativa. Ok, A6 è una mossa abbastanza furba. Una mossa furba che però... Ok, perché A6 non mi dà il tempo di mangiare, però torre 1 scacco la gioco comunque. Vediamo cosa fa, perché se fa alfiere 7 posso anche decidere di cercare di mangiarmi C5 e cercare di tenermelo. Perché questo C5 ora è in presa, però ora ho una mossa per cercare di difenderlo, quindi posso giocare alfiere 3 per esempio. Posso giocare, ok, B4 è un po' più strana perché mi viene subito a rompere le balle, però anche B4 non sembra male. Vediamo, B4, A5, C3 non sembra neanche così tragica. Punto che alfiere E3 sembra semplicemente più solida. Alfiere E3 e... Ok, potrebbe incrementare la pressione con donna A5, però su donna A5, ad esempio A3, è davvero raro che lui possa mangiare per tutte queste forchette. Ok, su A3 no, ma su C3 forse sì. Quindi alfiere G4. Lui non sta lottando per riprenderselo subito, quindi potrei stabilizzarmi e cercare di vincere tenendomi questo pedone e iniziare a scambiare qualche pezzo. Alfiere G4, facciamo H3. Se cambia sono solo che contento, ma giocherà alfiere H5 qua. Quindi mi riservo per il futuro la possibilità di giocare G4. Per ora stiamo solidi. Cavallo D2, riprendiamo lo sviluppo. Non dovrebbero esserci tatticismi qua. D4 è ancora... posso ancora giocare così. E donna A5, ok, è arrivata solo ora. Forse perché adesso C3 non la posso fare. Però ora A3 va bene, perché su alfiere per C5, B4,
Lui non ha alfiere per B4 come prima. Quindi A3 la posso fare. E se A3 va bene qua, allora donna A5 è stata una mossa non conveniente, diciamo. Cavallo E4. Ok. Però B4 la faccio. B4 la posso fare perché cavallo C3 adesso non è un'opzione. Che perderebbe un cavallo. Quindi la donna deve andarsene da A5. Il pedone C5 è solido. E adesso l'unico problema che devo risolvere davvero qua è l'entrata del cavallo in C3. È anche possibile che non sia così un problema. Perché... ok, dopo donna C1 come va avanti? Non vedo troppo. Donna B5. Donna B5 mi istica a giocare un sacco di mosse che ritengo buone. Tipo C4. C4 non può mangiare per via di cavallo per E4. Quindi su C4 deve tornare indietro. O qua o qua. E... boh. Anche cavallo D4 forse. Cavallo D4. Ecco, cavallo D4 è una mossa forzante, quindi da analizzare. Perché su cavallo D4 io sto attaccando sia la donna che l'alfiere. Quindi la donna non la può spostare, perché sennò perde l'alfiere. Quindi cavallo D4, unica mossa alfiere per D1. Cavallo per B5 naturalmente. E ora potrei aver raggiunto il mio obiettivo di scambiare molti pezzi, ma la posizione è... si presta troppo bene a complicazioni. E la cosa non mi fa impazzire, sinceramente. Quindi scartiamo cavallo D4. Forse ci sono delle versioni in cui può andare, forse. Ma se io penso a una cosa alla volta, tipo paro... paro cavallo C3, tipo alfiere D4. Buoni tutti. Alfiere D4 può andare. Ok, l'unica cosa che volevo controllare bene è che su cavallo per D2 io qua posso mangiare di donna. Lui non ha la possibilità, o meglio, ha la possibilità di rovinarmi la struttura, però non è che me la rovina perché io mangio quest'altro alfiere. Alfiere per F3. La mossa che mi turba di più qua è F5. Perché qua minaccio cavallo per E4, proprio di guadagnare un pedone secco, e questa mette una pezza. Quindi, ok, il nero si consolida, prende spazio sul lato di re, inizia a farsi minaccioso, quindi... dopo F5, secondo me, lui ha un po' di compenso per il pedone. Però, ok, si gioca. C4, donna via. C per D5, C per D5. Ok, lui è entrato in questa variante che però... Mi fa sentire molto più al sicuro adesso. Donna per D2, sono tranquillissimo. Su alfiere per F3. Posso mangiare questo? Oddio, posso mangiare questo? Io ho visto torre per E7 qua, che mi sembrava convincente. Ok. È vero che adesso ci sono gli alfieri contrari, però è anche vero che sono molto più attivo. Cioè, soprattutto sul suo re sono più minaccioso io. Ora. Quindi. Si può andare anche abbastanza sereni. Torre 1. La situazione sembra essersi calmata. La donna in B5 è molto fuori gioco qua. Io vado a dargli matto qua, ma cosa me ne frega? Tipo... alfiere per G7. Può essere una super mossa. Re per G7. Donna... no, scusate. Allora, alfiere per G7. Unica re per G7. Torre per E4. D per E4. Donna G5 scacco. Re H8. Donna F6 scacco. Re G8.
Torre per E4, H5, torre E5 e torre G5 deve essere imparabile qua. Quindi sì, qua vince il fiore per G7, penso. Non è neanche così difficile da calcolare perché è tutta forzata, non, il nero non ha alternative. Ogni volta che il nero può proporre un'alternativa, l'alternativa è sicuramente perdente. Come in questo caso lui può non mangiare l'alfiere, però allora è devastato, no? Alfiere per G7 è una mossa troppo forzante. Stesso discorso vale dopo re per G7, torre per E4. Torre per E4 qua. E quindi, ok, questo è un bel colpo finale, diciamo. Ora donna G5, re H8, donna F6 scacco, re G8. Per questo, e qua torre per E4. Non c'è modo, no, di parare torre G4, l'unica H5, ma torre E5, riproponendo la stessa minaccia, e ancora non c'è modo di pararla. Questo tipo di combinazioni fanno secondo me capire bene che non c'è una profondità a cui un giocatore può arrivare, nel senso, si può essere anche i giocatori più scarsi del mondo, ma le mosse forzanti aiutano ad andare molto in là con il calcolo. Ok, un minimo di allenamento ci vuole, però ogni tanto le persone mi chiedono tipo, ma quante mosse in là puoi calcolare? Allora lì si apre un mondo. Ok, qua chiaramente il nero non ci prova, ma non può salvarsi qua, secondo me. Non avevo calcolato questa difesa, ma ok. Torre G4 scacco, re F8. Calcoliamo un po', ma veramente difficile che il nero si salvi qua. Anche forse donna H6 è la più precisa. Ok, si può... Posso giocare donna G5 giusto per vedere, per farlo sbagliare. Qua re H8 posso tornare indietro e riproporre il gioco di prima. Se invece re F8, donna H6, allora mi semplifica la vita perché matto subito. Quindi donna G5, re H8... E posso usare un po' di geometria, anche donna E5 dopo è possibile. Re G8 mi aiuta in qualche modo, donna E5. Andiamo a cercare di dargli il colpo di grazia, perché effettivamente è meno banale di quanto aspettavo. Ok, male che va donna F6. Ma domanda stupida. Torre G4, torre D1 scacco, re qua, donna B8 scacco, G3 tipo, donna D8 e non si salva mai. Ok, quindi va bene anche torre G4, ok. Ultimo check finale. E torre G4 non è forte perché minaccia matto, ma perché ne minaccia 2, anzi 3. Quindi il nero è vero che può sembrare che qua porti la donna in difesa, ma la donna non può mai salvare da 3 matti diversi, minacciati. Quindi è abbastanza semplice qua la situazione. Forse c'era un modo più intelligente di concludere la partita. Ora, unico scacco che gli è rimasto questo. Ok, può fare torre H1... Re per H1, donna F1, ma dopo re H2 gli scacchi sono finiti, quindi deve fare questo. E qua posso fare G3 o anche F4, ma G3 sembra il più semplice. Più semplice modo di parare ermatto lo scacco.
Troppo deboli le case scure dopo alfiere per G7. Alfiere per G7 è proprio la classica mossa che chess.com dà come geniale, perché sacrifica un pezzo senza apparente motivo. E quindi ogni volta che chess.com vede che perdi un pezzo è contentissimo e ti dà sempre geniale. Ok, comunque. G3 e donna F6 sta arrivando. Ok, quindi giustamente lui si arrende. Andiamo a vedere un attimo qui la situazione. Prendiamo il C. Il motore di analisi. Esatto. La posizione è questa e ok, torre 1 per E4 è la prima mossa che dà, ma è identica, l'idea è uguale, è un'inversione di mosse. Quindi alfiere per G7, geniale, ovviamente. Re per G7, torre per E4, geniale anche questa. Champagne proprio, chapeau. D per E5, donna G5 scacco, e qua è matto in tutti i modi, no? Torre per E4. Ok, questa la dà errore perché donna E2 para il matto. Vabbè. Torre D8, donna G5 e torre G4. No, questo qua è il modo giusto di giocare per il bianco, quindi è un matto di fatto. Quando si vede sta cosa è un matto forzato qua, il nero non può evitare, matto in 11, vabbè. Donna F6 e così via. Quindi bene, tutto è bene, quel che finisce bene, ci vediamo domani per un prossimo video e mi raccomando iscrivetevi al canale e mettete like se vi sono piaciute le partite di oggi. Ciao ragazzi!